Ciao ragazzi, eccomi tornata subitissimo con un nuovo video. Ho appena finito di registrare quello della rubrica Press Play, che voi vedrete se non mi sbaglio martedì, però sono qui adesso per registrarvi il video sui prodotti finiti del mese di aprile, che voi dovreste vedere in teoria di venerdì. Evitiamo però di parlare di questi giochi temporali, parto subito con il video. Come al solito io ho tantissimi prodotti, pesco random. Allora, ho terminato come al solito, non mancano mai, i dischetti di cotone. Questi qui sono i dischetti di Esselunga, maxi dischetti soffici e resistenti, e mi sono piaciuti un sacco perché sono orlati, sono cuciti ed hanno la parte, come vedrete dal disegnino, una parte anidro d'ape ed una parte invece liscia. Sono perfetti sia per lo struccaggio sia per dare appunto il tonico, insomma questi qui io li ho già ricomprati. Sempre per lo struccaggio, come non parlarvi delle salviette struccanti che non mancano mai. Allora, le prime che ho terminato sicuramente sono queste qui di Johnson, le Johnson's Face Care. L'ho messa al contrario, eccole qui, Daily Essential, e non mi ricordo se io le abbia già comprate o meno. Comunque, il profumo sì, dopo un po' stanca, non è che mi sia piaciuto più di tanto. Sono salviette non proprio morbide, hanno un pochettino la trama pungente, non so se mi spiego. Ce n'erano 20 più 5 salviette gratis. Niente di che, sì, le potrei anche riacquistare, non sono male perché non bruciano gli occhi, struccano bene, però l'unica pecca sono secondo me il profumo e questa trama un po' pungente. Le altre salviette che invece mi sono piaciute tantissimo sono queste qui, le Makeup Remover, che io ho trovato in offerta da Esselunga. Queste sono nella confezione verdolina, ci sono anche nella confezione gialla e nella confezione rosa. Io provai quelle nella confezione gialla che avevano un profumo che non mi piaceva granché. Le ho provate, mi pare, due anni fa, una roba del genere. Non le ho più riacquistate, quindi non vi so ridire. In caso riacquisterò anche quelle per farvi sapere meglio. Queste sono con acqua micellare e sono per pelli misto grasse. La profumazione a me è piaciuta, non sono aggressive sugli occhi, sul viso, mi sono piaciute, sono imbevute il giusto, né troppo né poco. L'unica cosa è che sono soltanto 20 salviette, sono però sempre in offerta ad Esselunga, quindi in caso andate a vedere. Si chiamano Comodines Urban Cosmetics, ve le faccio rivedere. Mi ci sono trovata benissimo, devo dire la verità, le ho già le comprate. Ho poi terminato un sacco di saponi mani. Allora, ne ho terminati due di questi, che sono il Clean Dex detergente igienizzante, che mi piace tantissimo perché leva tutti gli odori, è anche antibatterico, mi piace un sacco. A casa a Pisa invece ho terminato quest'altro, che è lo spuma di champagne alla rosa e alla vaniglia. L'odore è abbastanza buono, mi è piaciuto, qui dice che la pelle rimane liscia e idratata, anche questo con antibatterico non mi è dispiaciuto, probabile che lo ricompri prima o poi. Scusate se vado velocissima, ma essendo tanti prodotti non mi voglio dilungare troppo. Ho terminato due tonici. Allora, il primo è il mio preferito, questo qui all'acqua alle rose Roberts, che ricompro sempre perché è delicato, lascia la pelle bella fresca, bella rivitalizzata anche di prima mattina, mi piace tantissimo, è il top e io vi consiglio per un'azione anche decongestionante delle borse sotto agli occhi di prima mattina di tenerlo in frigo, perché veramente riesce a sgonfiarle, che è una meraviglia. Top, lo riacquisto sempre se lo ritrovo, mi è sempre più difficile trovarlo. E appunto, siccome non l'avevo trovato l'ultima volta che sono stata al supermercato, ho preso quest'altro qui, questo tonico di Nivea, che devo dire non mi è piaciuto granché. È un tonico vitalizzante acqua effect per pelli normali e miste. Il profumo è un profumo veramente troppo alcolico, non mi è piaciuto per il profumo. Avevo anche l'impressione che mi lasciasse la pelle molto molto disidratata, molto secca. Quindi io non so se riacquistarlo, non mi è piaciuto del tutto, ecco. Terminati anche due shampoo, il primo l'ho terminato io, ve lo inserì anche nel video dei prodotti top, ed è lo shampoo dell'Angelica. Shampoo Officinalis Ortica e Mirto, sabo regolatore per capelli grassi. A me è piaciuto tantissimo perché lasciava il capello bello pulito a lungo, l'unica pecca
era il profumo che a me proprio non piace, perché è un profumo di sapone alla violetta, che a me proprio no, ragazze, non piace assolutamente. Lo riacquisterò, credo di sì, lo potrei riacquistare perché faceva benissimo il suo lavoro. Altro shampoo finito, però questo l'ha terminato Ale, non l'ho terminato io, ed è Head & Shoulders 2 in 1 antiprurito. È uno shampoo più balsamo antiforfora. Allora, vi parlo subito della mia esperienza, perché anche io l'ho provato questo shampoo, lo acquistai tempo fa e vi devo dire che non è assolutamente adatto per i capelli tendenzialmente grassi, perché a me praticamente li asciugavo, erano già sporchi, proprio no. Non ci siamo. Per i capelli secchi, con problemi appunto anche di cute, quindi cute che si screpola, cute molto sensibile, è il top, perché idrata benissimo, lascia i capelli belli puliti, e infatti Ale con questo ha risolto il suo problema di pellicine in testa, perché appunto si squamava come fosse un serpente. Che cosa bellissima! Quando Ale vedrà questo video mi ringrazierà tantissimo. Questo per lo specifico è con eucalipto, però ci sono anche diversi tipi di shampoo, lui si trova benissimo con questo. Il profumo è buonissimo, c'è da dire la verità, perché sa di mela, un profumo veramente molto anche goloso, quindi questo lui sicuramente lo riacquisterà, io assolutamente no, perché ho i capelli grassissimi. Riparlando di prodotti struccanti, ho terminato questa, come si chiama, lo struccante bifasico, questo qui di Garnier Sensitive Essential, appunto, struccante bifase 2 in 1, efficace sul trucco waterproof. Questo è senza profumo, senza alcol e senza sfregare, che in teoria vorrebbe dire che non c'è bisogno di sfregare, ok? Non stavo capendo cosa volesse dire senza sfregare, poi ho acceso il cervello, lasciate perdere. Questo è adatto anche a pelli sensibili per viso e occhi, mi è piaciuto veramente veramente un sacco, perché è un bel bottiglione per essere uno struccante bifasico, si doveva appunto shakerare e poi lo andavate a utilizzare. Rimuove bene il trucco, mi è piaciuto un sacco, non va a bruciare gli occhi, lo riacquisterò, mi sa anche che l'ho già riacquistato. Ho poi terminato un latte detergente, questo qui è di Avène, l'ho trovato in farmacia ed è veramente valido, perché strucca bene, è adatto per pelli sensibili, idrata anche la pelle secca. Io sto veramente cambiando pelle, ho la pelle secchissima e questo devo dire è delicatissimo, ve lo consiglio, costa un po' però è veramente buonissimo. Ho terminato anche un campioncino di struccante, che era questo struccante qui, che magari se ve lo faccio vedere da dietro forse è meglio, eccolo qui. Mi è stato dato questo campioncino qui da Sephora, e questo è un, fatemi andare a vedere, un gel micellare struccante ultra dolce. Allora, devo dire che mi è piaciuto, ma non riesco neanche a dare più di tanto un parere vero e proprio, perché comunque sia era un campioncino veramente veramente minuscolo. Non posso dirvi granché, posso dirvi solamente che a me non ha dato reazione, non mi bruciava gli occhi, quindi un prodotto che non so, ecco, diciamolo così, so soltanto che l'ho finito, non so se lo acquisterò. Prodotto e detersione sotto la doccia, ho terminato questo qui, il gel doccia, crema doccia, quel che è, doccia di Dove, il Go Fresh. Questo qui buonissimo. Questo è il Nutrium Moisture, bagno doccia nutriente, pelle più morbida subito dopo una doccia. Profumo di tè verde e cetriolo, un profumo spaziale, io ve l'ho inserito anche nel video dei prodotti top una volta ed anche nel video della mia shower routine, che se non avete visto ve lo lascio qui giù nell'info box. Questo rendeva la pelle super super morbida ed idratata, veramente una coccola, mi è piaciuto tantissimo. Adesso ne sto provando sempre uno di Dove, però con una profumazione diversa, però questo verde ha la profumazione al cetriolo e tè verde, top. Questo qui lo riacquisterei e ve lo consiglio caldamente. Parlando di creme corpo, ho terminato questa crema qui, la Dermocrema biologica di Omia Laboratoire all'aloe vera. Questa è una crema certificata ICEA, quindi totalmente eco bio. È una crema che utilizzavo sotto la doccia, la utilizzavo come balsamo corpo appunto sotto la doccia e poi risciacquavo. Funziona veramente veramente bene, lascia la pelle bella morbida, bella idratata, liscia. Il profumo
è un profumo anche abbastanza gradevole, non si sente tantissimo, però io questo prodotto Omia, come il prodotto anche maschera per capelli sempre all'aloe vera, li promuovo alla grande. Andatelo a provare, questo prodotto lo trovate credo sia da OVS sia nelle varie saponerie più conosciute, tipo Acqua e Sapone, Tigotà. Crema per le mani, ho terminato questa qui che vedete divisa a metà, ma perché mi è piaciuta talmente tanto che non volevo finisse. È una cremina per le mani e per le unghie di Essence, mi sa che la inserì anche questa nei prodotti top tempo fa, non riesco più a richiuderla. È la 2 in 1 Hands and Nail Balm di Essence, veramente una bomba, perché si asciugava subito, lasciava le mani belle morbide e anche belle profumate, aveva questo profumo di frutta buonissima. Questa qui proprio l'ho terminata, me la son mangiata praticamente, a ritrovarla la riacquisterò sicuramente. Ho poi terminato ben 3 dentifrici, allora 2 sono di questa linea qui, la Z3D White, che mi piace tantissimo perché rende i denti veramente più bianchi, nonostante queste luci ingialliscano tutto, quindi i denti non risultano poi bianchi, bianchissimi. Ovviamente non li ho bianchissimi di mio, però insomma, comunque sia, con questo dentifricio qui io mi sto trovando benissimo e ne ho terminati 2 appunto. Ho terminato poi il Colgate Max White, questo qui, di cui ho sentito tanto parlare in TV, in pubblicità, e ho voluto provarlo. Questo qui è l'Expert White, per denti più bianchi in 5 giorni. Questo mi sta piacendo tantissimo, non l'ho ricomprato, però lo riacquisterò sicuramente. Prodotti che si avvicinano un po' di più alla bellezza, quindi alla cura della persona per prepararsi al trucco, oppure per risultare un pochettino più belle. E sto parlando di queste mascherine qui di Sephora, che sono delle maschere contorno occhi, ve ne ho già parlato, vi ho fatto una capa tanta. Sono queste maschere alla perla, sono illuminanti e uniformanti, veramente veramente una bomba, perché se avete un evento importante fate queste mascherine contorno occhi e il vostro contorno occhi risulta piallato completamente. Mi piacciono, quando posso che passo da Sephora una o due me le riacquisto sempre. Ho provato anche altre mascherine contorno occhi di Sephora, però quelle che mi piacciono di più sono quelle alla perla, perché noto veramente veramente un effetto. Per le altre mascherine non ho notato niente di che, vi dico la verità. Altro prodotto finito, non dovevo più ricomprarla questa tinta, però mi sono ricordata che l'avevo ancora nel cassetto e quindi l'ho utilizzata. Volevo provare un colore un po' più chiaro rispetto al mio, questo è il 4.15 di Frank Provost, che a dirvi la verità risulta essere un molto molto tendente al rosso. Io mi sono vista la cute rossiccia, ho detto ok, speriamo di non aver fatto un casino, per fortuna non è successo niente, però il colore non è proprio adatto a me, non so se si vede, non so se rende. Come vi ho detto, queste tinte di Frank Provost io le trovo molto molto aggressive, troppo aggressive, anche se comunque sia sono tinte professionali, c'è sempre quell'aggressività in più nei prodotti che si comprano al supermercato, almeno secondo me. Quindi Frank Provost io sono dell'idea che lo accantonerò per un pochino e proverò qualche altra tinta. Comunque sia, questa qui l'ho fatta e finita. Passo ai prodotti make up, ho terminato un pochettino di cose, a partire da questo fondotinta qui che è il Born This Way di Too Faced, di cui vi ho fatto anche la recensione, ve la lascio qui giù nell'info box in caso non l'abbiate vista. Questo fondotinta a me è piaciuto per quanto riguarda la performance sulla pelle, perché era un fondotinta che non faceva un effetto mascherone, era abbastanza leggero, idratava bene la pelle. Il problema è la colorazione, io avevo la più chiara che è la Porcelain, che però tira fuori veramente tanto tanto giallo. Io ho un incarnato comunque sia neutro, non è né troppo giallo né troppo rosa, questo per me è troppo troppo giallo. Ci serviva una colorazione un pochettino più cadaverica, perché noi fantasmini, nel senso, esistiamo e vogliamo un fondotinta che sia performante in tutto.
tutto. Ne ho acquistato un altro di fondotinta di cui vi farò la review, ed è il NARS non mi ricordo come si chiama, però è di NARS, lo vedete nell'ultimo video, nell'ultimo video haul, ve lo lascio qui giù nell'info box anche quello, ve ne ho parlato un pochettino così random e vi farò una review dettagliata. Questo per la colorazione io non lo riacquisterò. Ho terminato poi tre correttori. Allora, il primo è questo qui di Kiko, che ormai conoscerete tutti, che è il numero 5 ed è il Natural Concealer, che utilizzo per camuffare il grigiore delle occhiaie. Mi trovo benissimo perché è un correttore scuro che copre bene il viola di queste occhiaie di merda. Poi, altro correttore finito è il MAC Pro Longwear Concealer, questo qui nella colorazione NC20, che io amo. Ci sono pareri discordanti su questo correttore. Io, ecco, l'ho dovuto rompere, aprire proprio, perché era rimasta una bella quantità di prodotto sul fondo. Per quanto riguarda il prodotto in sé, è un prodotto con il quale io mi trovo molto molto bene, perché copre benissimo le occhiaie, anche il gonfiore della borsa sotto l'occhio risulta più attenuato. Io non trovo che vada più di tanto nelle pieghette. Ci sono persone che dicono che si trovano molto male con questo correttore perché dicono vada tantissimo nelle pieghe. A me questa cosa, questo correttore non me l'ha fatta. Il problema principale di questo correttore è il packaging, perché è un packaging a pompetta. Dopo un po' il prodotto, arrivato a questa altezza qui, non viene più su. E quindi io, o meglio non io, Ale, me l'ha aperto. Bisogna fare molta molta attenzione ad aprirlo, perché insomma è pericoloso. E alla fine poi l'ho finito con lo scovolino di un altro correttore e ce l'ho fatta finirlo. L'ho ricomprato, vi dico la verità, perché mi sono trovata talmente bene che ho detto ok, posso finirlo, ce la posso fare, quindi lo ricompro senza alcun problema. La pompetta però, devo riscontrare questa cosa, fa uscire troppo prodotto, quindi ecco, c'è un po' uno spreco, però a me piace tantissimo, quindi l'ho voluto riacquistare e devo dire che mi è durato anche tantissimo, perché l'ho comprato quest'estate. Altro correttore che ho finito, di cui però non butterò via la scatolina, adesso vi dico il perché, è questo qui, è il Naked Skin di Urban Decay. Questo a me non è piaciuto tantissimo, la mia è la colorazione light neutral, non mi è piaciuto tantissimo perché questo sì che va nelle pieghette, almeno per me, sì, dava questa sensazione di luminosità sotto allo sguardo, però non mi è piaciuta tanto la performance. Ecco, mi è piaciuto di più il Pro Longwear, perché era molto più coprente, anche se risultava poi alla fine essere molto naturale. Di questo vi ho detto, terrò la confezione, perché lo scovolino è di questo tipo, molto 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 comodo, ed io lo utilizzerò, questo scovolino, per applicare poi invece il Pro Longwear di MAC, che con le dita non mi riesce a applicare. Il prodotto in sé non mi è piaciuto, però a differenza dell'altro il packaging è più funzionale. Stiamo arrivando alla fine, non vi preoccupate, tenete duro. Ho terminato il The Real Push Up Liner di Benefit, che all'inizio mi piaceva un sacco, poi però finendo ha assunto una consistenza molto brutta, quindi mi sa che non lo riacquisterò. Era di questa tipologia qui, un eyeliner a penna, di cui appunto girando però il culetto qua sotto usciva l'eyeliner dalla consistenza in gel. Un eyeliner waterproof che rimaneva lì ben piazzato, si struccava comunque sia benissimo con un bifasico, devo dire che però per il fatto che dopo un po', andando proprio a finirlo, si seccava, non lo riacquisterò, anche perché ho trovato delle difficoltà proprio a far fuoriuscire il prodotto, perché giravi tanto perché vedevi che non usciva prodotto e poi però il prodotto usciva tutto insieme, quindi è stato un pochettino poco funzionale per i miei gusti, quindi mi sa che non lo riacquisterò, nonostante il prodotto in sé poi non sia poi così male, però per il prezzo che ha io mi aspettavo forse qualcosa di più. Altro prodotto finito che invece mi piace tantissimo è questa matita qui, adesso ve la giro, la Long Lasting Drama di Maybelline. Questa qui è una matita dalla consistenza in gel, una matita perfetta perché è una matita automatica
però diciamo che ha la durata di un eyeliner. Mi sta piacendo tantissimo, tanto che l'ho anche riacquistata. L'unica pecca di questa matita è che si può soltanto girare per fare uscire la punta, non si può tornare indietro, ecco. Ed un'altra pecca è che non ha il temperino sotto come invece ce l'ha quello di Kiko. Queste sono le uniche pecche, però l'ho trovata migliore addirittura di quella automatica di Kiko. Quindi questa qui, nonostante questi problemi funzionali, l'ho riacquistata. Ultimi due prodotti terminati, non l'ho terminata io questa, però è la cipria Invisible Powder di Kiko e l'ha terminata mia mamma. Una cipria in polvere libera, veniva anche col suo puffettino qui, era una cipria appunto che usciva da questi forellini, una cipria bianca che però l'ho provata anch'io e devo dire che non mi è piaciuta per niente, perché faceva il flashback con le luci, risultava proprio, si vedeva la cipria che era bianca, e per questa cosa, per quello che poi faccio io, non l'acquisterei, ecco. Se non avete particolari problemi di stare sotto le luci, sotto riflettori vari, ve la consiglio, perché comunque se è una cipria che fa il suo dovere, asciuga tantissimo, per le pelli grasse è il top, però per me assolutamente no. Credo sia un problema delle ciprie in polvere libera, quello di fare un po' il flashback, quindi io prediligo sempre quelle compatte. Però questa qui di Kiko, avendo provato solo questa in polvere libera, posso dire che non mi è piaciuta. Mia mamma però ci si trova bene, quindi chi se ne frega. Ultimo prodotto finito, questo burro cacao qui dei Provenzali. Questo burro cacao qui è al karité. Io ve l'ho fatto vedere mesi e mesi fa, ce l'ho fatta finalmente a finirlo. Non l'ho finito del tutto, non ho voluto infierire infilando anche il dito per finirlo, perché è un qualcosa di terribile, ha una consistenza veramente veramente secca. Quando avete le labbra secchissime, volete qualcosa di, che le lenisca, questo proprio no, questo fa male applicarlo, proprio sentite dolore ad applicarlo con le labbra che magari sono belle belle screpolate. Non mi è piaciuto per niente, nonostante sia senza allergeni, senza BHA, super naturale, no, non lo riacquisterò mai nella vita, finalmente l'ho finito. Bene ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti finiti del mese di aprile. Oh, finalmente sono finiti, finalmente posso buttare via tutto. Fatemi sapere qui giù nei commenti se avete provato qualcosa che ho provato anche io, se vi ci siete trovati come me o vi siete trovati bene o male, insomma come vi ci siete trovati. Fatemi sapere se avete dei prodottini da consigliarmi, io sono sempre qui all'ascolto e vado sempre alla ricerca di nuovi prodotti. Grazie per aver seguito il video, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un mega bacio e ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Ciao!